Ultimo numero di Italia Oggi. Qui c'è un articolo che in questo momento non vogliamo commentare. Napolitano le ha dette chiare, il programma è già stato identificato da 10 saggi. E già questo è interessante. Rodotà era supportato dall'amore filiale della figlia Sciccosa, che scrisse fiera di lui perché è al fianco degli operai. Che bravo questo Rodotà. Le tre condizioni di Re Giorgio. Governo che governi. Prima non governare lui perché si è comportato palesemente contro la Costituzione. Riforme e sintonia con UE e USA. Capito? Ecco, allora è l'uomo dei finanzieri. L'uomo duro, il decisionista. Allora, è l'uomo dei finanzieri dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America. Commento di Gianfranco Morra. Sappiamo chi è, ma non diciamo chi è. Napolitano aveva finito bene e ora ricomincia meglio. Siamo contentissimi. Completamente fuori legge. È quello che questi vogliono, sti maccioni. Qui c'è scritto: la marcia su Roma di Grillo e i suoi è stata rimandata. Non è stata rimandata, l'avete bloccato per strada. Certo, leggi certi giornali è meglio che leggere il vernacolare toscano. Ma i partiti sono legnosi. Ma guarda che questo è uno dei giornali meno cretini di tutti gli altri. Lo so. Chiaramente. Lo so. Gabanelli post Quirinale, una cosa molto interessante dedicata alla Gabanelli. Fermati un attimo. Vai, facciamo la singola canzone. Fermati un attimo, a proposito di Gabanelli. Allora, sapete tutti che lei ha fatto la battaglia contro il contante. Lo sappiamo bene, ecco. Quante allora, per avere un quadro più generale sulla questione del contante, dove i polli credono che sia per combattere l'evasione fiscale, no? Invece c'è tutto un meccanismo dietro che è quello di, come abbiamo detto tante volte, di levare liquidità dal mercato. Allora hanno obbligato il pagamento delle pensioni sopra 1000 euro su conto corrente. Sappiate che il conto corrente, anche se vi dà 0,0... Hanno dato loro beneplacito adesso, aspetta, che per quelli sotto i 500. Fammi finire il concetto, perché qui sta proprio il dolo, la finezza diabolica. Sappiate che i conti correnti vi danno, solo perché vi danno lo 0,00001 di interesse, è considerato risparmio. Sì, questo sì. Significa che lo è attaccabile, sappiamo. Da Equitalia, sì. Sappiamo. Dalle banche, pignorabile al 100%. Pignorabile al 100%, anche se c'è stato uno stop ieri, l'altro giorno. Sì. Però sappiate che tutto il disegno era partito verso questa ora direzione. Ora c'è stata una retromarcia. Allora, questi fanno passare la questione stop ai pignoramenti sul conto corrente. Eccolo qua. Precedenza a prelievi di stipendi e pensioni con le soglie. Allora, qui è tutta un'operazione che viene fatta passare in questa maniera così disonesta, sostanzialmente disonesta, senza sottolineare un'altra cosa, che cioè stop il pignoramento. Ma chi ti ha detto che devi fare il pignoramento con i soldi miei e sul mio conto corrente? Non c'era la privacy? Allora io voglio sapere i conti di Befera, sto mascalzone delinquente, capito? Che si è comprato la casa al 50% perché ha sfruttato un poveraccio che gliel'ha dovuta vendere, al 50% l'ha acquistato, Befera. La cosa che a noi invece interessa maggiormente è questa, attenzione, stanno mettendo le mani su una cosa importantissima. Allora, è inutile che noi stiamo a ripetere qui tutto quello che c'è scritto. Quello che a noi ci interessa dire in questo momento, e dobbiamo dire, che come previsto dall'amico Orazio, per ovvie ragioni e per ovvi automatismi, il giro delle cambiali ha incominciato a riverificarsi. Perché tu poi assolutamente bloccare l'economia, allora c'è un modo o un altro per far rimuovere questa economia. Allora cosa hanno fatto? Siccome la cambiale ha certe particolari caratteristiche e siccome la devono bloccare, perché questi vogliono bloccare il contante, vogliono la possibilità di commercio, lo vogliono bloccare perché vogliono portare alla miseria il popolo italiano, derubarlo definitivamente fino a che il popolo italiano non si ribellerà, e io lo dico che lo farà quanto prima. Adesso c'è il solito funzionario, e speriamo di sapere il nome e cognome e anche la via dove abita di questo funzionario. Ci andiamo a trovare. Qua, esattamente, sta indagando dell'antiriciclaggio, perché qui
le cambiali potrebbero essere utili, dice il funzionario, o i suoi compari, potrebbero essere utili per fare del riciclaggio di denaro sporco. Manco fosse lo IOR! Manco fosse lo IOR! Bella questa bella. Invece tutti i compro oro sono onesti. Questo è compro oro tranquillo, cash. Che girano migliaia di euro cash, senza una fattura. Tranquilli, ma lì c'è la mafia dentro. Non è attaccato, non deve essere se attaccato. Se c'è la mafia dentro, c'è la banca della città del Vaticano. Non ci scordiamo mai il vescovo di il cardinale di Napoli. Il cardinale di Napoli aveva la sua finanziaria privata, più onesto, dietro, più onesto, col fratello. Te lo diceva apertamente. Gli altri invece l'hanno fatta alla maniera sporca. E lì c'è quel bel capitolo dove dice l'elenco di tutti i preti cardinali che si sono fatti massoni. Tutta gente che girava attorno allo IOR e per avere pubblicato questo elenco il famoso giornalista Pecorelli è stato assassinato. Abbiamo grande giornalista Pecorelli, mai sufficientemente lodato e ricordato. Abbiamo un grande giornalista di indagine, di inchiesta. Ne vorrei citare un altro, Giuseppe Fava. Anche, grande siciliano. Quando, qua c'è ancora un'intervista per fortuna che gira su YouTube, ogni tanto la cancellano, che quando il giornalista di Rai 3, come si chiama, quello famoso, che è morto anche lui, Enzo Biagi, grazie, gli chiese, ma allora, fai, dice, stiamo parlando del nulla, perché ormai la mafia è nelle banche, ormai la mafia lo Stato ha fatto appalti con le banche, lo dice chiaramente, 1995. 1992-93. Fu quel periodo di Auriti, no? Di quando fece la denuncia Auriti più o meno. Prima. 92. Sì, però siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Certamente. Quello è il periodo giro delle è quello. Denunce. Anzi, probabilmente, ma questo è un azzardo che faccio io, i due attentati hanno molto a che vedere col Britannia. Assolutamente sì, è un piano complessivo. A proposito di denunce, oggi abbiamo fatto una denuncia. Assolutamente. Che tipo di denuncia è questa? Credo che sia l'unica in questo momento in Italia. Fino a questo momento credo che sia l'unica, perché speriamo che qualcuno si venga. Noi per renderci conto di quello che succedeva abbiamo dovuto riandare con la memoria ad indagare prima, perché il tarlo rodeva, finché a un certo punto uno sente le sensazioni, poi a un certo punto dice, appare, no? Il pop-up, no? Manco fosse la Madonna. Appare, e quindi che cosa succede? Succede che all'improvviso uno prende coscienza e va il subconscio a rimestare finché arriva, ma io l'ho letto là. E quindi che cosa ho fatto? Sono andato sui testi della Camera, della prima, dei verbali stenografati all'epoca, il 19 dicembre del 46, appunto, dell'Assemblea Costituente, sotto sezione 1 che si occupava dell'esecutivo, dei titoli e delle garanzie esecutive da supportare e da mettere a punto e da tutelare e poi da prendere per poter utilizzare e da redigere in testo semplificato e conciso appunto nel testo della Costituzione. E quindi che cosa è successo? È successo che quel giorno, 19 dicembre del 46, il presidente allora era Terracini, c'erano anche Vanoni, c'era Ezio Vanoni, dillo te che non mi ricordo più, assente e Einaudi, ma faceva parte della stessa commissione, c'era Lussu, niente meno, Lussu, grande giurista di sinistra, c'erano altri importanti economisti, Ezio Vanoni l'abbiamo detto, e quindi tutti questi personaggi hanno convenuto tutti assieme su alcuni principi fondamentali che quindi avevano una ragione d'essere, perché quello è il punto, avevano una ragione d'essere. Esplichiamo questo punto. Ci fu nei vari passaggi di emendamento
almeno per quello che mi hai letto tu, la diatriba se fare 5 anni rinnovabile o 7 anni non rinnovabile. Anche 6 anni addirittura vinse, vinse la mozione di 7 anni non rinnovabile. E infatti... Ed è questa la cosa drammatica, perché 5 anni rinnovabile poteva avere un senso. Dice no, allunghiamolo a 7 purché sia mandato unico. E in 2-3 passaggi... Addirittura in 4 passaggi di votazioni successive si... diciamo statuisce che è impossibile la rielezione del allora, presidente. Allora, tratto dal documento a proposito dell'Assemblea Costituente del 19 dicembre del 1946, Bordon propone di ridurre la durata di in carica da 7 a 5 anni. Lussu concorda con l'onorevole Bordon. Fuschini obietta che il Senato eletto per 6 anni e se il termine venisse ridotto lo stesso Senato eleggerebbe due volte il Presidente della Repubblica. Presidente pone ai voti la proposta di ridurre la durata in carica del Presidente della Repubblica a 5 anni, non è approvata. Pone ai voti la durata della carica in 6 anni, non è approvata. Pone in votazione la formula il Presidente della Repubblica eletto per 7 anni, è approvata. Mette ai voti il seguente emendamento aggiuntivo e non è rieleggibile, è approvato. Quindi non è rieleggibile! E quindi, a maggior ragione, allora, senza nemmeno aver dato le dimissioni, oltretutto per di più. Trattasi e di questi gote, sono, e questi sono dei costituzionalisti, capito? Questi sono costituzionali. È un gote a tutti gli effetti. I grandi, secondo giuristi costituzionalisti. No, è quello che ha fatto nominando Monti e questo è il secondo. Proprio, le conseguenze. Proprio mentre eravamo a fare la denuncia, si stavano svolgendo di nuovo le consultazioni. È uscito Crini, credo si chiami Crini, a un certo punto dice che gli hanno detto in faccia a Napolitano, per quel che si vuole sono quelli che stanno dicendo una virgola almeno, gli altri sono addetti di completamente, per questione di giochi di potere, che il giochino è stato questo, voi mi rieleggete tutte e due, il PPDL, a me, e non mi fate fare brutte figure. A te ti salvo il culo coi giudici, leggasi Berlusconi, e poi del PD cercate di stare buoni e uniti. La perché sennò... è una serie che la mafia ci fa una sega. Ecco, questo è stato. È appena arrivato da TGCOM 24, consultazioni finite da PD, PDL e Monti, ok, a governo del presidente. Movimento 5 Stelle. E quindi vai Monti! Vai Monti! No, però dicevo, è stato l'unico che gli ha detto Crimi, dice però. Il fatto che lei sia stato rieletto in questa maniera, ricordiamo che loro avevano proposto Rodotà eccetera eccetera, per quanto non ci avessero capito niente in quelle 9 personaggi, tranne uno che si salvava che era imposimato, tutti gli altri non si salvavano per un motivo o per l'altro, gli hanno detto il fatto che ti abbiano rieletto a te Napolitano, PD e PDL, non potrebbe sembrare che sei un pochettino di parte? Napolitano ha risposto, non vi preoccupate, sarò garante della Costituzione. E si vede come la garantisce. Allora, ricordo solo una cosa, visto che lui in questo suo bel discorso, il più schifoso che io abbia potuto sentire, perché proprio era osceno, sotto tutti i punti di vista, soprattutto la parte dove ha fatto finta di emozionarsi. Quando ha detto che comunque rispetterà la Costituzione, no, a parte la Costituzione, gli incarichi europei, è il popolo italiano che si sta suicidando, che è senza lavoro. Allora è stato lui il 26 dicembre 2006 che ha sottoscritto la modifica dell'articolo 3 dello statuto di Banca d'Italia, dove toglieva il fatto che questo ente pubblico doveva essere maggioranza pubblica, di diritto pubblico. Quindi è stato lui insieme a Prodi e a Visco. E questo comunque è Napolitano. Vorrei appunto leggere, appena arrivata da TGCOM 24, concluse le consultazioni del capo dello Stato Giorgio Napolitano per trovare l'intesa per dare finalmente un governo al paese. Il Presidente della Repubblica ha incontrato i rappresentanti dei partiti nell'ordine Lega Nord, Scelta Civica, Movimento 5 Stelle, PDL, la cui delegazione è stata guidata da Berlusconi e in Partito Democratico. Allora, vi dico questo, sempre, tutti d'accordo, sempre perché PD e PDL fanno il giochino di essere uno contro l'altro, ma sono
sono praticamente d'accordo. Ma la cosa bella è Berlusconi, che ha giocato di fino a scacchi con Bersani e praticamente l'ha messo in stallo. Lui lo ha invitato alle sue trasmissioni per aizzargli la divisione dentro il partito. Neanche infatti se si è fatto delle ricche risate. Allora, certo, non solo, ma adesso non lo... Perché i tre candidati, vediamo domani se sarò smentito, saranno Amato, Enrico Letta o Renzi. Renzi, se non è proprio stupido, non accetterà. Ha già detto improbabile. Però c'è Massimo D'Alema, dove lo metti? Aspetta. C'ho troppi... Io so Massimo D'Alema. Troppi armadi. Fammi finire, Renzi. Degli scheletri. È troppo intelligente, spero, per accettare questo incarico in cui comunque vada sarà bruciato. Il prossimo presidente del Consiglio comunque vada sarà bruciato. No, quindi, andrà molto male, no? Quindi, no, se è intelligente, ripeto, non accetterà. Accetterà o uno spudoratamente bancario, quindi Amato, o Enrico Letta. O qualche... No, ma può anche essere Visco, può essere Alberto Clò. Io vedo no, Alberto Clò. Io vedo Alberto Sordi. Mi dicono no. Massimo D'Alema. Io vedo Alberto Clò perché è sparito dalla circolazione e lo stavano facendo decantare, maturare perché lo fanno il momento opportuno. Se ci sovrapponiamo non ascoltano. Se mettono Massimo D'Alema ci sarà una rivolta. Ma sai perché ti dico questo? La base del PD, che io reputo genuinamente onesta fino a un certo punto, ce l'ha a morte col filone D'Alema Prodi. Però sappi che voci di Corriere anche molto attendibili dicono Massimo D'Alema. Allora, io volevo fare... Non cambia lo schema! Sì, non cioè, cambia, scusate, certo. scusate un attimo. Tu stai mettendo il terzino destro a sinistra, e il terzino sinistro a destra. Giuseppe, scusa, un attimo di pazienza. Io volevo un attimo focalizzare però l'attenzione su quello che abbiamo fatto e le conseguenze che ne seguiranno. Perché quello che abbiamo fatto noi stasera è veramente un gesto epocale. Grillo prendi esempio. Esatto. Un gesto epocale perché che altri prima di noi, ieri, l'altro ieri ancora avrebbero dovuto fare, esatto. Obbligatoriamente perché sono chiamati dalla Costituzione a difendere la Costituzione. Quindi non è casuale. Comprese le forze dell'ordine, i magistrati, tutti quelli che hanno incarichi di ruolo nella magistratura, esatto. Di qualunque livello e ordine. No, aspetta, volevo finire. Quindi noi che cosa abbiamo fatto oggi? Oggi abbiamo tolto la stura, abbiamo tolto il tappo. Vediamo che cosa succede. Noi da domani cominceremo a mandare via massicciamente comunicati stampa a tutti i giornali che ci vorranno pubblicare. Già i nostri amici della nostra diciamo, parte politica già ci hanno detto che ci supporteranno in tutti i modi. Ma poi una notizia del genere deve sicuramente fare scandalo, perché tutto può essere accettabile, già le tante altre denunce per altro provvedimento che abbiamo fatto sono passate nel dimenticatoio della vulgata, no? non c'è senso civico, quindi non recepisce la gente normale il danno, il guaio e l'arbitrio che hanno subito. Ma questa cosa qui, questa in particolare della rielezione, è troppo evidente per poter passare in cavalleria. Questa è una situazione che sicuramente dovrà montare per i prossimi giorni gradualmente, finché fra una settimana, 10 giorni, uscirà per forza anche nella comunicazione di regime. E quindi lì poi vedremo che cosa succede. Noi abbiamo gettato lo stagno, il sesso nello stagno. Vediamo se crea le onde. Io proporrei un applauso a noi che l'abbiamo fatta.